E questo spiega perché le stragi finiscono. Le stragi finiscono quando la forza politica su cui le 'ndrangheta della mafia avevano investito in quegli anni, e qui parlo di sentenze definitive che hanno accertato la mobilitazione massiccia di tutta la mafia delle 'ndrangheta per votare Forza Italia e farla votare, raggiunge il risultato, vince le elezioni del 1994. Nel 1994 c'è l'ultimo comunicato della Falange Armata, nei servizi segreti dietro le stragi, che durante tutte le stragi avevano fatto comunicato. L'ultimo comunicato è: abbiamo raggiunto il nostro scopo, la nostra missione è finita, a questo punto noi ci ritiriamo. Si ritirano. Provenzano, che era scomparso per anni, che aveva fatto credere che era morto, riappare, fa una lettera a un tribunale per dire: sono qua, sono tornato, e inizia la storia della Seconda Repubblica, e siamo qua. E siamo qua con una maggioranza politica che è composta dagli epigoni, dagli eredi delle forze politiche degli anni 70 e 80, dagli ammiratori di quelle forze politiche, dagli utilizzatori finali di quelle forze politiche. Giorgia Meloni continua a manifestare la sua ammirazione per Pino Rauti, fondatore di Ordine Nuovo, fucina di formazione culturale di tanti esecutori delle stragi degli anni 70-80. Quando io l'ho chiesto nel mio primo intervento al Senato, ma come fa a giurare fedeltà alla Costituzione e continua a giurare fedeltà a Pino Rauti, non mi ha risposto. È stato ricordato questa sera come la Russa partecipa ai funerali di Nico Azzi, uno che stava per far esplodere un treno e che non ci riesce perché è maldestro. Il deputato Mollicone di Fratelli d'Italia organizza nel 2022 una commemorazione al Senato in onore del generale Maletti, condannato con sentenza definitiva per depistaggio. Vi devo parlare di Forza Italia, fondata da Marcello Dell'Utri, da Berlusconi, i rapporti con i capi della mafia degli anni 70. Voi volete che in questo quadro politico sia possibile, non dico la ricostruzione giudiziaria, ma la ricostruzione politico-culturale delle stragi? Dobbiamo essere realisti. Si annuncia una stagione durissima. Tutto è in gioco se riescono a fare questa repubblica presidenziale, la stessa repubblica presidenziale che prima volevano fare con le stragi e che ora vogliono realizzare con la forza politica. Si addomesticano la magistratura sottoponendo il pubblico ministero al potere politico, è finita. Ci aspettano altri 20 anni di fascismo. Ritorniamo, se va bene, ritorniamo al tempo di quelli che comandano e di quelli che obbediscono. Ritorniamo a una società fondata sulla pietra angolare del padrone e del servo. Ormai o tutti noi entriamo in campo in tutti i modi, oppure la storia è finita. Grazie.